Quando sentiamo parlare di un personaggio importante e famoso, siamo spesso incuriositi dalla sua personalità e dalle sue mansioni. Se, per esempio, Obama dovesse venire a visitare la nostra città, avrebbe folle immense di curiosi lungo il suo percorso e probabilmente ci uniremmo anche noi a loro. Oppure, se lo stesso Papa Francesco venisse a visitare la nostra parrocchia o comunità, ci sarebbero mille preparativi ed il giorno della sua visita tutti ne saremmo onorati ed orgogliosi. È un po' strano questo nostro comportamento. Se siamo credenti, perché non accorriamo numerosi a visitare il Santissimo Sacramento presente nelle nostre chiese e perché le sante messe sono così poco frequentate? Anche quei pochi che partecipano all'Eucaristia sono spesso distratti o annoiati. Eppure lì è presente in corpo, sangue, anima e divinità colui per mezzo del quale tutto è stato creato, compresi noi, Obama ed il Papa Francesco e altri personaggi famosi. E quando riceviamo la comunione assimiliamo lui stesso per farci come lui. E questo non è un evento infinitamente superiore alle visite dei personaggi più importanti e famosi?